Don Renato De Fusco, come indicato nella introduzione, voglia sviluppare temi e problemi in opposizione agli schemi tradizionali della letteratura sul restauro. Ma piuttosto penso che Renato De Fusco intenda dare nuova linfa, anche con temerarie provocazioni, a un dibattito sul restauro che in Italia, a partire dagli anni della ricostruzione, nel secolo scorso, è stato sempre vivo, ma che nel campo delle teorie ha registrato dialoghi di restauratori i cui estremismi comunque hanno determinato per gli stessi positive ricadute in termini di attività professionale. Ben vengano dunque le sollecitazioni di Renato De Fusco sugli aspetti teorici, ma cerchiamo di creare sinergie insieme contro i cattivi restauri. Ecco, forse il messaggio di Renato De Fusco potrebbe essere interpretato come una spinta a fare cultura applicata, ad impegnarsi di più affinché le teorie abbiano adeguate riverberazioni nel campo applicativo. In altre parole, ad interessarsi maggiormente delle ricadute applicative delle teorie stesse. Concludendo con una frase di Renato De Fusco, il restauro è la sintesi della conservazione e dell'innovazione. De Fusco inizia già nell'introduzione, attraverso le categorie concettuali del restauro, ad accostarsi all'opera come palinsesto, come dice lui nel senso vichiano, esplicitato nel De Antiquisti Metallorum Sapienza del 1710, ossia che la conoscenza di una cosa è la conoscenza della sua genesi, che è un approccio che mi ha colpito ritrovare innanzitutto in uno storico dell'architettura come lui. Il precetto vichiano affronta il problema della conoscenza come processo mentale, ma anche come processo che è legato a un'attività conoscitiva fabbrile, fatta materialmente con le mani. E in questo senso, dice De Fusco, l'architettura e il restauro, inteso come attività di trasformazione dell'esistente innanzitutto, rientrano a pieno titolo nella cultura materiale di un'epoca e ne rappresentano quindi un segno distintivo e tangibile. Quindi, per la prima operazione, quella di cura e manutenzione, noi ci riferiamo al restauro riguarda tecnici e specialisti della conservazione. Ma per quanto riguarda invece la seconda parte, quella dell'innovazione, occorre soprattutto essere dei buoni architetti abituati all'ascolto del palinsesto. La questione del restauro non riguarda solo una ristretta cerchia di addetti ai lavori specialisti, ma riguarda l'intera cultura architettonica. Mentre l'interpretazione storiografica non altera l'oggetto, il progetto di restauro sì, e lo fa in modo irreversibile, e questo è il motivo per cui il restauratore ha un compito che deve essere, diciamo, in qualche modo riferito sicuramente a concetti di umiltà e di rigore e di autenticità, per cercare di sbagliare il meno possibile e di massimizzare la permanenza da tramandare alle generazioni future. Questo non significa, tuttavia, come abbiamo già detto, che l'opera antica conservata tentando di massimizzare la permanenza non possa essere affiancata da un gesto contemporaneo, da un'architettura innovativa. E in questo senso ho molto apprezzato la citazione dell'articolo di Giuseppe Galasso del 95 su storiografia e filosofia. E Giuseppe Galasso ci dice: per quante cose possa insegnare il passato, il presente aggiunge ad esse sempre qualcosa di nuovo, di imprevedibile, dallo stesso passato, e da questa novità risulta condizionato e diversamente conformato non solo il corso ulteriore delle cose, bensì il passato stesso. Il segno che io attribuisco all'architettura discende come sapete, dalla semiotica della linguistica, per cui io ho trasferito i concetti di segno linguistico in segno architettonico. In altre parole, io propongo le parole dell'architettura in ambienti spaziali, perché l'architettura non è una cosa lineare o bidimensionale, è una cosa di tridimensionale interiore. Allora il segno
è soprattutto il rapporto tra un invaso che lo specifica l'architettura. Noi stiamo qua per non bagnarci, per non pigliare calore, per... siamo nel cuore dell'architettura di questo palazzo, un segno di questo palazzo. Quindi non confondiamo il segno del fotografo, sia pure il più eccellente di questo mondo, col segno architettonico che è questo vano nel quale noi stiamo, che è fatto da un invaso e da un involucro che lo circonda. A mediare questo passaggio fra il significato di questo ambiente in cui stiamo rispetto ad un altro sono i sottosegni, che sono tutti elementi bidimensionali, e sono questi bidimensionali che storicizzano l'edificio. La mia osservazione nasce dal fatto che si verifica nel mondo una duplice realtà. Nella maggior parte dei paesi affluenti si fanno quella mondezza di grattacieli, quella cosa ignobile che renderà il mondo omologato, tutto quanto è uguale, sia essa la Cina, Manhattan o Giappone, gli inglesi che fanno quelle cose, insomma, una cosa ignobile. Oh, in tutto questo, ecco l'italianità dell'architettura italiana, noi ci dobbiamo distinguere, innanzitutto non facendo i grattacieli, seguendo la nostra tradizione dell'architettura piccola. L'architettura italiana è piccola, torri, cosa allerte, eccetera, eccetera, sono simbolici, sono campanili, sono cose che non ci stanno in casa la gente. Il restauro tanto interviene a che un organismo, sia esso una stanza, sia esso un edificio, un quartiere, una città, a che questa cosa sopravviva, e sopravvive soltanto se oggetto di una modificazione. Cioè dobbiamo non la possiamo lasciare così com'è deperisce, come noi deperiamo perché non potremmo acconciarci. Se noi potessimo aggiustarci con delle belle innovazioni di cose, noi fregheremmo un po' il tempo e vivremmo più a lungo. Noi non siamo manipolabili. La cultura materiale, sia per gli oggetti sia per gli edifici, è grazie a Dio manipolabile. Quindi ragazzi, forza, ammoderniamo questi edifici se li vogliamo tenere quasi così come sono, con i loro caratteri. Questa è in sintesi la mia sostanza. Per farvi capire meglio quello che penso del restauro, per favore proiettate gli quattro pupazzi, no? Questo signore tedesco si chiama Oswald Mattia Ungers. In questo edificio lui lo ha preso così com'è, e all'interno di questo edificio ne ha costruito un altro. Per cui di quello che c'era prima materialmente c'è pochissimo, però lui è stato capace di conservare questa volumetria, appunto, come diceva padre, questa volumetria, magari qualche volta un po' esagerandola, e cambiando radicalmente la destinazione d'uso di questa villotta, che è diventato un piccolo museo di architettura. Primo esempio per dire come bisogna intervenire a mano pesante. Pigliamo un altro caso per dire quali sono le cose che più mi piacciono di restauro. Oikan, questa è una cosa che mi entusiasma. Questi signori hanno preso un lotto di Torino, nella vecchia Torino, e allora che hanno fatto? L'hanno spaccato in pianta in due, in questo senso e in quest'altro senso, e ne hanno ricavato quattro palazzine con il sistema che ogni livello di palazzina c'ha uno spazio avanti congruo. O piano più piccirillo, tenete il suo cuore piccirillo. Il piano più grande tiene più grande, il piano terzo ancora più grande, il piano quarto ancora più grande. Ecco, questo è un tipo di modificazione e secondo me di restauro, perché a un certo punto si è salvato il vecchio caseggiato in questa maniera del tutto nuovo, del tutto diverso. Altrimenti sto coso si perdeva. Quindi non c'è, come dice Benevolo, giustamente non c'è
modificazione senza trasformazione. Questa è una legge proprio a mettere a capoliette, insomma, per qualunque restauratore di questo mondo. A presto. Questo signore, più azzardato ancora, è il famoso Stirling, architetto inglese. Lui ha fatto questo edificio nella sistemazione della piazza di un paese che si chiama Derby, che è stato distrutto dai bombardamenti. Nella sua ricostruzione lui ha fatto tutto un edificio modernissimo, poi ha pigliato una facciata di questi edifici che esisteva e l'ha messa inclinata davanti a questo edificio del tutto nuovo che vedete alle spalle, la solita curtain wall, eccetera, e si entra di lato, eccetera. Il contributo che l'Italia può dare al mondo è il suo maggiore interesse, accanimento, eccetera, sulla conservazione piuttosto che l'innovazione. Ma attenzione, l'innovazione e conservazione che intendo io è questa qua che vi ho fatto vedere.